Ciao ragazze, il video di oggi è un video abbastanza veloce perché volevo mostrarvi gli acquisti fatti in questi giorni. Allora, oggi sono andata a Roma, come ho detto nel video precedente, ho preso anche il video per casa l'altro giorno. Ho comprato questi due, questo parte della Rivel, 01, è troppo rosa però veramente ragazze, è proprio effetto Barbie. Infatti non lo sto usando per niente, penso che se lo userò come ombretto, perché se no no. E poi c'è quest'altro ombretto cotto, è base marrone con delle striature gialle e bianche, ed è lo 02. E questo è molto carino invece, è un bel marroncino. Adesso non si vede che si lontano. E questo ho pagato 33 euro. Poi da Parigi, dai, per il 99 ho preso due palettine queste sono tutti i tonni neutri, sono quattro colori, c'è un diciamo un dorato chiaro chiaro chiaro, un caramello, un marrone con tipo rossastro e un marrone scuro, si vanno benissimo ragazzi veramente. E poi questo è tutto sulle tonni dell'azzurro. Sono questa azzurra nella numero 35 e quest'altra è la 20, 35-30, e 0,99 l'ho pagata. Poi oggi sono andata a Roma, sono andata, allora, da H&M, ho preso questo balsamo per le labbra di Hello Kitty, guardate quanto è carino, mi sono innamorata della confezione, è semplice, è bianco, il prodotto è tantissimo, la scatolina praticamente è piena, l'ho pagata 2,95, ed è vero, ammorbidisce le labbra molto bene, l'ho provato oggi un po' e non mi dispiace. Ok, questo. Poi sono andata da Lash, finalmente ho scoperto Lash, l'ho visto su internet, non ci ho mai fatto caso a scrivere proprio sul video del corso, e ho preso questa qui, la mascherita di ferita, prende una maschera per le pelli grasse, comunque con brufoli, e prende, va messa sul viso, lasciata asciugare e poi risciacquare, e l'odore è buono, è proprio di menta, però la è bellissima da vedere magari questo coloraccio, e questa l'ho pagata 5,95. Poi la Mac non l'ho trovata, perché no, non è che non l'ho trovata, perché era già tardi, comunque dovevamo prendere il treno per tornare a casa e quindi abbiamo detto vabbè, fa niente, ci torneremo. Sono andata a Sephora, ho preso due cose che avrete già visto in milioni di video, quindi ve le faccio giusto vedere, ma niente di nuovo. E questa palettina di Sephora proprio, quattro colori, ha un blu, un violetto, un arancione e il verde. La allora, quello che mi piace di più è il blu, guardate quanto. Guardate, che tantissimo, faccio vedere tutti. Magari non si vedranno tutti, perché certi è troppo buio. Blu. Allora, quello che si vede un po' di meno forse è rosato, e vabbè, l'arancio non si vede perché la luce è gialla, quindi non lo vedrete. Il verde anche mi piace un sacco, secondo me il verde e il blu sono quelli un po' meno pigmentati, mi piacciono perché sono belli intensi. E questa l'ho pagata 14,90 mi pare. E ho deciso di prendere questa perché volevo prendere un ombretto solo per 11 euro. Allora prendo una palette di 4 ombretti, costa 14. Conviene la grande. E poi ho preso questo pennello, bello, bellissimo, rosso. Allora, da questo lato ha la cipria, è per la cipria. E da quest'altro invece è per stendere l'ombretto. Mi piace tantissimo, mi piace il colore, mi piace la forma, come sono morbidi. Bello, c'era anche viola, giallo e arancioni, ognuno era diverso, aveva due pennelli diversi. Bello, questo l'ho pagato 20 euro, però alla fine se ci fate, cioè comunque sono 10-10 due pennelli, quindi a me non mi è sembrato tanto male come cosa. E poi volevo prendere, penso la prossima volta che tornerò alla Sephora, prenderò non mi ricordo il nome, la base per l'ombretto, che vabbè non so, non mi ricordo il nome. E poi volevo prendere, ho provato il lucidalabbra, quello là che cambia colore. L'ho messa, era trasparente, veramente con il colore della pelle dopo un po' va, diciamo, a cambiare, è diventato un fucsia carino, molto carino. E dura un sacco, io l'ho avuto sulla mano perché ho potuto vedere se cambiava colore, l'avevo messo il tester un po' sulla mano ed è cambiato veramente. E perciò lo voglio provare per curiosità. Solo che oggi sono venuta a trattenere perché sennò mia madre mi uccide. E ok ragazze, vi avervi fatto vedere tutto. Vabbè, se mi sono scordato qualcosa poi ve lo dico. E un bacione e vi ringrazio tutto per tutte le iscritte che si sono aggiunte, anche per quelle che già si erano iscritte. Sono felicissima ragazzi, fate
veramente. Un bacione.